CLA, la nuova berlina Mercedes con cui noi abbiamo l'ambizione di far tornare gli italiani a desiderare veramente di guidare una berlina. Lanciamo una macchina che è una novità, che fino ad oggi non esisteva. È la sorella più piccola della CLS, quella berlina molto sportiva che abbiamo lanciato qualche anno fa, che tanto successo ha avuto e che tanti imitatori ha generato. Però abbiamo preso questo concetto e da lì per uranio l'abbiamo portato nel mondo reale, sulla terra. Dai 70-80 mila euro che costa la CLS siamo scesi sia ai 29.900 euro della CLA 180, benzina da 122 cavalli e quasi 20 km con un litro di carburante, che è il prezzo di attacco di questa macchina. La macchina è bella. Il richiamo con CLS è assolutamente importante. Nella parte laterale sono le tre linee che chiariscono questa parentela. La linea di cintura, quella sotto la vetratura, che sono le spalle della macchina, e poi una linea che dall'alto scende verso il basso e al contrario una linea che dalla parte anteriore cresce verso la parte superiore. Ha anche degli influssi stilistici con la neonata classe A, che come vedrete in futuro influenzerà tutti i modelli della nostra gamma. Anche la nuova classe S, che arriverà fra poco, avrà qualche elemento di contatto con questo nuovo stilema di Mercedes-Benz. Partiamo con la macchina molto ben equipaggiata, l'Executive, che è fatta per i professionisti. Già i cerchi da 17 pollici sono di serie e all'interno il sistema multimediale tablet con il Bluetooth, anche questi fanno parte dell'allestimento di serie, come tutta la sicurezza. L'angelo custode che vi segue nel caso che vi distraiate, vi corregge lo sterzo in caso che la macchina stia subendo qualche variazione rispetto al consueto, è tutto quanto di serie. Quella che secondo noi sarà la più scelta degli italiani sarà la versione Sport, che per 2.000 euro in più rispetto all'equipaggiamento già ricco della versione Executive aggiunge i cerchi in lega da 18 pollici, il navigatore satellitare, la telecamera posteriore. In cima ci sarà la versione Premium. Partiamo, come ho detto, dal CLA 180 benzina da 122 cavalli con 29.900 euro. Esistono anche delle varianti a benzina 200 e 250, rispettivamente con 156 e 211 cavalli, ma i modelli che la faranno da padrone sul mercato italiano saranno i modelli diesel, quindi con un CLA 220 CDI automatico da 170 cavalli col cambio automatico di serie da 38.600 euro. Ma arriverà anche la CLA 200 CDI da 136 cavalli ad un prezzo di 33.400 euro. E a settembre la CLA 45 AMG, 4 cilindri, 2 litri da, udite udite, 360 cavalli.